Mi trovo vicino al simbolo della città di Vietri, l'asinello. L'idea di cominciare a immaginare un asinello di ceramica venne a Richard Dolker, un imprenditore tedesco e artista che mise proprio qui in città, negli anni 20, la sua fabbrica di ceramiche. L'asinello rappresenta infatti la storia umile della costiera, quella delle persone che si potevano spostare un tempo solamente con questo umile animale per riuscire a portare solitamente dal mare fino alle città sulle montagne i frutti della loro giornata, sulle terrazze che ancora oggi caratterizzano il panorama di questa zona della campagna. Dobbiamo pensare che Vietri è famosa per la ceramica da più di 2 millenni e mezzo, ma è con la scuola tedesca, proprio di Richard Dolker, che la ceramica raggiunge il mondo intero grazie a un vero e proprio team di artisti che si trasferì qui, e pensiamo che tra gli anni 20 e gli anni 30 del Novecento Vietri contava 14 fabbriche di ceramiche e quasi 10.000 cittadini, quasi tutti artigiani. Ancora oggi l'asinello rappresenta benissimo la città, non solo con il suo caratteristico colore intenso che è anche tipico delle ceramiche vietresi, ma anche per la storia che ricorda le origini della costiera, quelle che oggi sembrano quasi non esistere più e che invece ci accolgono proprio nella porta di Vietri sul